Lese CPT, scuola edile, come ogni anno svolge un ruolo molto importante all'interno della rassegna Officina L'Aquila. Il compito dell'ente, che è anche scuola di ricerca, è accompagnare i visitatori nei cantieri della ricostruzione per mostrare i passaggi che dopo 10 anni sono stati compiuti nei palazzi per arrivare sin qui. Presidente, il 2019 è l'anno del decennale, come sempre prosegue la vostra collaborazione con Officina L'Aquila, i vostri numeri sono importanti, vi confermate un punto di riferimento fondamentale nell'edilizia e nella ricostruzione. Sì, è vero quando dice lei, noi in questi 10 anni come ente CPT e scuole edile siamo cresciuti insieme alla ricostruzione, purtroppo dall'evento brutto che è stato il terremoto ne abbiamo approfittato per qualificare le nostre aziende e soprattutto le nostre maestranze. Voi siete pure un ente di ricerca e avete fatto uno studio anche sulle presenze femminili nell'edilizia, che sono buone, che aumentano. Sì, fortunatamente sì, poi specialmente in questi cantieri del centro storico della ricostruzione e del restauro, le donne che si occupano soprattutto del restauro dei beni architettonici fanno parte sempre del mondo dell'edilizia. Purtroppo fino a qualche tempo fa messo un po' ai margini, noi invece abbiamo cercato e stiamo cercando di mettere al centro del cantiere stesso. Voi avete visitato più di 2000 cantieri, L'Aquila è un modello sicuramente positivo, non ci sono stati morti sul lavoro, gli incidenti veramente sono ridotti al minimo grazie anche alla vostra opera di formazione sulla sicurezza. Per quanto riguarda le maestranze, è vero che la maggior parte delle maestranze sono straniere? No, su questo io ho un dato che va un po' in contro tendenza, perché i dati nostri sono quelli che poi reali rispetto alle persone che vengono a fare dei corsi presso le nostre strutture o che incontriamo nei cantieri durante le visite di controllo sulla sicurezza che noi quotidianamente facciamo. Effettivamente non è così, la maggior parte degli uomini è impegnati la ricostruzione di tutto il cratere, quindi tutta la provincia aquilana, sono di italiani. Quindi sfatiamo un po' questo falso mito probabilmente. Dicevamo del modello d'Aquila, un modello positivo, e voi come Lese CPT spesso venite chiamati anche a livello nazionale per raccontare questo modello da esportare in altre terremoti ad esempio. Sì, veniamo chiamati spesso perché, come dicevo prima, noi in questi 5 anni siamo cresciuti tantissimo e quindi, come ormai la riqualificazione urbana, il restauro, il consolidamento è un po' prassi in tutta la nazione, quindi si tende verso questo tipo di attività, è chiaro che che il nostro lavoro, l'accantieramento, la sicurezza che viene presa molto prima dell'inizio stesso del cantiere vero e proprio, viene portato molto spesso allo studio e all'attenzione dei nostri colleghi. Di Palazzo Margherita e quello dell'Arcivescovado. Oltre alla stampa internazionale, Lese CPT ha accompagnato anche gli studenti della Sapienza di Roma nei cantieri della ricostruzione. Sicurezza e formazione restano due capisaldi per promuovere il modello L'Aquila, che spesso come ente sono chiamati a raccontare anche in altri terremoti. Lucio Cococcetta, direttore dell'Lese CPT, anche quest'anno prosegue il vostro impegno con Officina L'Aquila, in particolare avete avuto modo anche di portare e garantire quindi la sicurezza degli studenti del geometra in alcuni cantieri del centro storico. Sì, li abbiamo portati questa mattina a un cantiere importante che è in fase di ultimazione, è a buon punto del recupero ed è il teatro comunale. Era una delegazione di quarti dell'Istituto Tecnico per Geometri di L'Aquila e con l'architetto della sovrintendenza del MIGMAC, l'architetto Cicciotti, hanno potuto apprendere le tecniche di restauro e di consolidamento che si stavano e che in gran parte sono già state approntate nel complesso del teatro comunale.
Ci sono anche due novità, altri due cantieri aperti quest'anno per Officina, che sono Palazzo Margherita, che era la sede del Comune dell'Aquila, e anche l'Arcivescovado, che permette poi di avere anche una visuale sul Duomo, la cui ricostruzione insomma è spesso oggetto anche di articoli di stampa. Quindi anche questa è un'altra finestra sulla ricostruzione. Due cantieri simbolo, altrettanto importanti per la loro entità, sì, sono la Curia Arcivescovile con il complesso annesso al Duomo, che è ancora in una fase di progettazione e di stallo, mentre il complesso della Curia Arcivescovile è in buona parte dei lavori, per cui sta negli affreschi e nei consolidamenti di alcune stanze importanti dell'intero complesso. E un altro cantiere importante, simbolo invece, è Palazzo Margherita, è ancora in fase, in una buona fase, ma non proprio completa, quindi sta in pieno regime di esecuzione dei lavori. Abbiamo fatto un sopralluogo, come ormai consuetudine, per garantire la sicurezza dei visitatori di oggi pomeriggio e di domani mattina. Ecco, ovviamente il vostro impegno per Officina L'Aquila è questo, di accompagnare nelle visite e di garantire che tutto si svolga rispettando gli standard di sicurezza. L'ente si occupa di formazione, si occupa di sicurezza, il vostro impegno è un po' a 360 gradi. Possiamo dire che comunque il modello L'Aquila da questo punto di vista è positivo? Il modello L'Aquila è positivo, sì, è positivo. Ormai è una nostra consuetudine quella di, come dire, scortare diciamo, i visitatori nei cantieri che sono stati aperti per l'occasione di Officina L'Aquila, per gli eventi di Officina L'Aquila nelle varie edizioni annuali. È un modello diciamo che tra l'altro il nostro ente, sia l'ente scuola che il CPT come ente unificato, a livello nazionale sono stati proprio scelti dalle nostre commissioni nazionali come riferimento per i nostri cugini dell'area Sisma Centro Italia, per cui abbiamo delle sinergie con i nostri colleghi delle altre province proprio per esportare tutto quello che di buono abbiamo e siamo riusciti a fare in questi anni, per cui buone prassi, formazione, visite in cantiere, assistenza per le imprese che sono impegnate nella ricostruzione post-sisma, per cui siamo stati scelti a livello nazionale proprio per esportare quello che in 10 anni abbiamo dato di meglio per contribuire alla sicurezza delle maestranze e alla sicurezza di tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella ricostruzione delle nostre città e dei nostri paesi.